Questo è Diario della Transizione Digitale, il podcast di Dario Denny. Si dice spesso che basta il mutamento di una legge a far cadere interi scaffali da una libreria, il che è vero nel caso dei libri tecnologici che affrontano argomenti in rapida obsolescenza. Probabilmente non sarà così per il libro scritto da Marco Scialdone e Marco Pierani, Vivere con l'intelligenza artificiale. È un libro molto snello che si può leggere agilmente, non è riservato agli addetti ai lavori e però apre la vista su alcune fattispecie legate appunto all'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite. Quindi come vengono a essere coinvolti i rapporti economici con i consumatori, scambi commerciali, la parte di integrazione nelle scelte umane. E gioco forza a parlare anche dell'algoritmo, quindi di una capacità predittiva di scelte che poi verranno prese dai consumatori. È interessante in particolare un punto che viene affrontato nel libro che riguarda Amazon, questa sua intenzione di spedire i prodotti prima ancora che siano ordinati dai consumatori e poi gestire il reso se ci sono degli errori o comunque dei rifiuti. Per quanto questa sia una fattispecie, diciamo, ancora piuttosto lontana, perché sembrerebbe che diciamo il mercato non è ancora pronto per questa innovazione, shopping than shipping oppure shipping than shopping è un interrogativo che rimane aperto, nel senso che a fronte dell'avanzamento dell'intelligenza artificiale, di una raffinatezza delle scelte dei consumatori e di un algoritmo che riesce ad anticiparle, potremmo trovarci di fronte a scenari anticipatori di questo tipo. Quindi le scelte del consumatore sono talmente anticipate dal calcolo che sostanzialmente si potrebbe arrivare a far arrivare la merce prima ancora che essa viene ordinata. Di questo e di tanto altro si parla nel libro, ve lo raccomando di leggere anche in una pausa domenicale come ho fatto io, perché può illuminare alcune vicende che magari non avevamo ancora chiare.